We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Buona festa! Ciao a tutti! Ho comprato questa ghirlanda. Ovviamente era vuota, le bacche rosse le ho aggiunte poi io. E sono andata a decorarla con delle palle di Natale, quelle semplici, piccoline, come queste. Solo che mettendo le palline qui sulla ghirlanda, il risultato che ottenevo su tutte le palline era questo, molto disordinato e molto brutto. Quindi ho deciso di cambiare stile. Quindi sono andata ad aggiungere queste bacche che ho comprato su Wish l'anno scorso per 1 euro, 2 euro, e sono o 50 o 100 bacche, non ricordo, ma molto molto belle e utili soprattutto per il Natale. Poi ho fatto seccare un arancio, vabbè questi sono 3 pezzi soltanto, e vanno benissimo per le decorazioni natalizie. Poi mi sono fatta 3 stelle di Natale in gomma Eva, poi altre decorazioni tipo della cannella e del nastro. Inizio ad aprire per bene la mia ghirlanda. Poi prendo 3 bacche e le vado a girare in modo da unirle tutte e tre. Ora vado a passarla tra un rametto, giro il fil di ferro ed ecco qua le bacche che mantengono da sole. Io, come potete vedere, ho fatto 3 bacche, una bacca, 3 bacche, una, tre, una e tre e una. Ora tra una bacca e l'altra vado a mettere le decorazioni. Allora, per non attaccare direttamente le decorazioni qui sulla ghirlanda, prendo un pezzo di fil di ferro, metto della colla a caldo sul retro della decorazione che ho deciso di mettere, in questo caso l'arancio, e metto e incollo il fil di ferro. Ripasso un po' di colla sopra, in modo che c'è anche la colla sopra e non si muova più il fil di ferro. Faccio asciugare per qualche secondo. Nel frattempo che lui asciuga, faccio la stessa cosa con i fiori e le altre decorazioni. Una volta attaccato tutto il fil di ferro alle mie decorazioni, vado a posizionarle sulla ghirlanda per vedere dove voglio che stiano. Ok, allora ora ho deciso di posizionare tutti gli addobbi in questo modo qui. E ora è semplicissimo, basta girare il fil di ferro intorno alla ghirlanda e il gioco è fatto. Io ho voluto farla così in modo che l'anno prossimo, se vorrò cambiare la decorazione della ghirlanda, lo potrò fare. Ed ecco qua. Ora mi è venuta un'altra idea, e l'idea che mi è venuta è di mettere queste luci a batteria intorno alla ghirlanda. Ma se voi anche decidete di mettere le luci, mi raccomando, mettetele prima di mettere tutte le decorazioni. Questa è un'idea che mi è venuta adesso e quindi non mi va di smontare il tutto. Quindi inizio a metterle tutte intorno alla ghirlanda. Ed ecco qui, in questo modo qui. Ora, dopo, quando la andrò ad appendere sulla porta, sistemerò per bene le luci per poter appendere la ghirlanda alla porta. Fate passare un nastro semplicemente così, fate un nodo
fate andare il nodo dietro la ghirlanda in modo che non si veda. Ora andiamo di là alla porta per poterla appendere e vi faccio vedere anche come nascondere questa parte qui. Allora, come potete vedere, il filo che avevo fatto prima è troppo lungo per appenderlo, quindi ne ho fatto un altro, ho fatto un altro nodo qui e semplicemente vado ad appenderlo. Questa è la parte della batteria. Se avete un gancetto di questi qua per le tende, va benissimo, perché voi appendete la ghirlanda e poi fate passare il filo sopra in questo modo e appoggiate questa parte qua sopra la ghirlanda, alzate e non sembrerà più niente. Se invece non avete questo qui, potete anche tappezzarla di scotch e manterrà perfettamente. Io ho fatto così l'anno scorso e ha tenuto per tutto il mese di dicembre. Ed ecco qui la mia ghirlanda pronta e il tutorial è finito e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!